questo ritmo, questo movimento. Buonasera a tutti, e benvenuti alla seconda puntata di Tagli, Ritagli e Frattaglie. Permettetemi un grazie, fatti stringere la mano. Ti ringrazio moltissimo ancora una volta, no, non se l'aspetta, ma io vorrei ringraziare innanzitutto il pubblico che si è sintonizzato con noi, ma poi lo scrittore Luciano De Crescenzo, che è venuto al mio fianco per questo programma, appunto, che come vi dicevo durante oltretutto la beffa, ecco. Io chiedo scusa, ma vorrei aprire una parentesi adesso nel programma immediatamente e parlare con i miei lettori, posso? Sì, no, io dicevo, ti volevo ringraziare perché appunto io ti avevo detto faremo un programma di analisi dell'umorismo, un programma culturale. Noi una rassegna storica dell'umorismo televisivo dall'Unità d'Italia oggi. È quello che noi tenteremo di fare. Caro Arbore, non sta venendo così. Lo so, la prima puntata purtroppo questo tentativo è stato frustato. Io ho avuto proteste da parte dei miei lettori, perciò volevo parlare con i miei lettori. Ma vabbè, che sei. Vabbè, sappiamo che il primo tentativo è stato frustato. È frustato e frustrato. Sì, è frustrato in realtà. Ma comunque questo secondo programma io spero che invece sarà certamente un programma serio e, come dicevamo, un'analisi, come era il fatto, l'analisi storica, storico-politica, sociologica dell'umorismo televisivo dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, attraverso alcuni esempi diciamo filmati che sono contenuti nelle bobine, bobe, bobone e altri marchingegni che voi vedete alle mie spalle. Perché, come dicevo durante la prima puntata, che voi certamente non avrete visto perché non è che pensate a guardare la televisione in piena estate, il programma Tagli, Ritagli e Frattagli è un programma formato da furti praticamente ad altri programmi, furti a programmi del passato. Noi ci troviamo nel magazzino della RAI, che è questo alle mie spalle, e è inutile che ve lo faccia vedere un'altra volta, però insomma lo vedete, sono tutti questi i reperti che abbiamo, che sono qui installati, con una gentile signorina che ripasso a presentarvi, che però non è appunto una nostra collaboratrice, è una collaboratrice della RAI, perché è la vera impiegata della RAI, l'archivista, signorina Lori. Esatto. Ecco, da dove viene questo nome? Perché il pubblico è curioso. È diminutivo di Lorenza? Loredana. Ah, di Loredana. Quindi Loredana in arte, oppure, anzi non in arte, perché questa è lei appunto fa il suo lavoro. Nel lavoro, un po' di battaglia non va bene neanche, e lui di lavoro è appunto Lori invece. Bene. E lei ci darà una mano nel cercare queste pizze, che poi vengono mandate all'apposito pizzaiuolo, che nella fattispecie è il nostro regista Ferruccio Castronuovo, attraverso un saliscendi, ma questo è troppo lungo spiegare, eccetera. Questo ritmo, questo movimento.